Σας καλωσορίζουμε στο αυτοκινητοδρόμιο Μεγάρων. Είμαστε από το περιοδικό Biker Spirit. Θα θέλαμε να μας πείτε αν έχετε ξανάρθει στην Ελλάδα καταρχήν. Sì, ero stato solamente per una conferenza stampa tanti anni fa, però sono felice di essere ritornato, perché effettivamente la Grecia è un paese che ho visitato poco e mi è fatto molto piacere questo invito. Θέλουμε πολύ λίγα λόγια να μας πείτε, γιατί σας ρώτησα την ίδια αρκετές φορές, αν ο Race Director, ο Mike Webb, έπραξε σωστά που έριξε αυτή την ποινή, που επέβαλε αυτή την ποινή στο Βαλεντίνο Ρώση. Questa è stata una decisione della commissione di gara, dei giudici di gara, quindi non posso contrastare o non posso suggerire. È stato un caso un po' particolare, è stata una cosa che non doveva succedere, quindi non voglio interferire nella decisione. L'importante è che domenica possiamo vedere un grande Gran Premio e che vinca il migliore. E che magari alla fine della gara Marquez e Valentino si stringano la mano. Anche se poi, come dico sempre, non ci può essere un grande amore tra avversari. Però l'importante è il rispetto. Στην καριέρα του έχει αντιμετωπίσει κάποια τέτοια φαινόμενα από άλλους αναβάτες, μήπως τους Αμερικανούς? Beh sì, anch'io ho avuto gente che mi ostacolava o che cercava. Cercava di ostacolarmi, magari mi passavano, poi mi intralciavano un po' la mia traiettoria. Sono cose che succedono e che è difficile dare una colpa, perché sono sensazioni, però è difficile. Difatti, quando c'è la battaglia, si ostacolano uno con l'altro. È normale, però se togliamo anche questo, tanto vale non correre, insomma. Αυτή η κίνηση χώρισε το σπορ στα δύο, σε δύο στρατόπεδα, και τώρα είμαστε σαν το ποδόσφαιρο. Θέλουμε άραγε το MotoGP να γίνει σαν το ποδόσφαιρο? Έχουμε περισσότερους θεατές, αλλά έχουμε πολύ πάθος, αλλά έχουμε και δύο στρατόπεδα. Fortunatamente non siamo a livello del calcio. È un episodio, credo, unico, nel senso, un episodio che forse, credo, non succederà più, o comunque è nata questa rivalità. Sono diventati un po' nervosi tutte e due e hanno fatto forse qualcosa che non dovevano fare. È successo anche a noi, però direi che il nostro sport è ancora molto sano. E certo, anche in questo caso che ha diviso le idee dei fan, dipende anche dal punto di vista. Ognuno ama il proprio pilota e quando tu ami una cosa non vedi i difetti. È un po' come se tu ami una donna e esce con una scarpa bianca e una scarpa nera. È talmente l'amore che non te ne accorgi. Το ίδαλμά του όταν ξεκίνησε και το ίδαλμά του τώρα. Quando ho iniziato avevo qualche pilota, avevo John Surtees, avevo Carlo Ubiali, avevo Provini, avevo Gary Hocking, questo sudafricano che andava molto forte. Oggi chi ci dà le gioie è Valentino Rossi. Θέματα ασφαλείας. Τότε είχαμε μικρότερες ταχύτητες, τώρα έχουμε μεγαλύτερες ταχύτητες, αλλά και περισσότερες διατάξεις ασφαλείας. Τι πιστεύει για τότε και τότε και τώρα, συγγνώμη. Riguardo alla sicurezza non c'è paragone.
sia negli indumenti, tuta, casco, airbag, di air che ha fatto la Dainese adesso, e soprattutto le piste. Le piste dove non c'è più il garrai, dove non ci sono i pali, dove non ci sono i muri, dove ti permette di cadere, rialzarti e partire. Πιστεύει ότι λόγω της ταχύτητας που έχουν σημερινές μοτοσυκλέτες πρέπει να σταματήσει το Isle of Man? La Isle of Man abbiamo fatto un grande passo nel 1972, quando abbiamo tolto la gara dal campionato del mondo. Oggi corre chi vuol correre. Non sei più obbligato come una volta. Πιστεύει ότι βλέπουμε πολλούς Ισπανούς οδηγούς ότι η Dorna σπρώχνει περισσότερο στους Ισπανούς αναβάτες και γιατί δεν έχουμε Αμερικανούς αναβάτες πια? No, son delle ere. Allora, all'inizio, quando ero bambino, c'era l'Italia, l'Inghilterra, che avevano i grandi campioni. Poi è arrivata l'America. Poi è arrivata l'Australia. E l'Inghilterra è un po' sparita. Poi sono arrivati gli spagnoli. Però fortunatamente l'Italia è sempre rimasta. Questa grande passione e questo grande amore per le due ruote in Italia è sempre rimasto. È un ciclo, diciamo. Adesso stanno tornando di nuovo qualche inglese. È tornato un francese che ha vinto il campionato del mondo nella Moto 2. E sta tornando l'Italia come ai tempi. Quindi direi che speriamo che un giorno ci sia ancora qualche di voi. No, che arrivi qualche americano, che arrivi qualche greco. Cioè, è bello che ogni nazione abbia un rappresentante. Όσο προχωρά η τεχνολογία, θέλουμε καλύτερη, πιστεύει ότι θέλουμε καλύτερη φυσική κατάσταση από τους αναβάτες? È importante oggi, era importante ai miei tempi. Παλιά, στην εποχή μου, είναι και τώρα σημαντικό. Io quando ho iniziato, avevo un preparatore che al mattino alle 9 iniziavamo il training, perché ho sempre creduto che questo è uno sport, però se vuoi diventare grande devi essere professionista. Farei quel che ho fatto. Grazie. Grazie.